Eccoci qui, ciao a tutti, siamo qui in diretta dal Type Club di Centallo per una nuova puntata dei CN Live Scacciapensieri. Qui con me questa sera Mario Piccioni e anche un grandissimo ospite, Mauro Allamando del Proloco di Villa di Verzuolo. Ciao, benvenuto! Buonasera a tutti! Eccoci qui, questa è una Proloco veramente di quelle attive e in un periodo come quello che è stato finora, vedere delle Proloco che hanno voglia di fare, voglia di buttarsi, voglia di cimentarsi finalmente e buttare veramente il cuore al di là dell'ostacolo per fare tanto e tante cose per la popolazione e per tutti coloro che vivono da queste parti. Raccontaci un po' qualcosa di Villa di Verzuolo. Beh, Villa di Verzuolo è il gioiellino di Verzuolo, è il nostro centro storico dove abbiamo tanta storia, tanti monumenti, tante bellezze da vedere, dall'antica parrocchiale che è stata completamente ristrutturata grazie all'Associazione Culturale Verzuolese, alla Chiesa della Confraternita, alla Cappella di San Rocco. Diciamo un viaggio che sicuramente merita, perché poi alla storia naturalmente andiamo ad abbinare l'enogastronomia. Fantastico, quindi senza correre troppo lontano abbiamo veramente dei gioielli con tanta storia e tanta cultura da poter attivare, vedere e quindi valorizzare. Ecco, tra l'altro voi avete per tutta l'estate un programma veramente ricco di eventi. Assolutamente sì, partiremo nel mese di giugno con le nostre manifestazioni e proseguiremo poi fino ad ottobre, dove andremo ad alternare serate di musica, serate più culturali, serate della bellezza con delle miss, quindi diciamo ne abbiamo un po' per tutti i gusti, avremo dello sport, degli intrattenimenti per bambini, ma sicuramente avremo sempre l'attenzione sul nostro territorio, su tutto quello che è la cultura locale, su quella che è l'enogastronomia locale, che ogni tanto poi andiamo anche a portare un po' in tour, dove abbiamo il nostro piatto forte che sono le ravioles della Valle Varaita. Fantastiche, mi sta venendo fame veramente. Senti, ma se da casa vogliono essere aggiornati su ogni singolo appuntamento, come possiamo trovarvi? Vi troviamo sui social? Assolutamente sì, ci trovate sulla nostra pagina Facebook Provilla di Verzuolo, sul nostro profilo Instagram e sul nostro sito www.villadiverzuolo.it, dove avrete il calendario aggiornato di tutte le nostre manifestazioni. Fantastico! E io mi auguro che magari in queste manifestazioni ci siano alcuni dei nostri spettacoli, Mauro, perché insomma voglio tornare a gustare anche le ravioles che ho assaggiato all'Agnasco, perché voi siete stati protagonisti anche in questa manifestazione importante che è la Frutta in Fiore. Assolutamente sì, sicuramente con CN Live TV è una collaborazione che dura ormai da tempo e sicuramente avremo delle vostre serate, ma le nostre ravioles per tutti gli amici che le vorranno degustare le potranno anche degustare al 30 aprile e il 1 maggio a Lusarna San Giovanni, dove saremo in fiera, ma soprattutto avremo una grande manifestazione, la grande fiera d'estate, dove potrete degustare le nostre ravioles tutte le sere dal 11 giugno al 19 di giugno. Fantastico, allora che dire, non ci resta che sintonizzarci sulle pagine social della Proloco Villa di Verzuolo e partecipare numerosi a tutte queste manifestazioni. Noi quindi per il momento ti ringraziamo Mauro e mi raccomando sempre così attivi, continuate così. Assolutamente sì, grazie a voi, vi aspettiamo numerosissimi alla Villa di Verzuolo.
Date partite, loro iniziano a registrarvi come una serata normale. Aspetta, mannati, perché non mi sentono. Sì, 1, 2, 3, sì. Mi sentite, ragazzi? Io vado perché loro devono iniziare. Ok. La musica in sottofondo te lo spengo? Aspetta che chiedo. Sergio, la musica in sottofondo è uguale, non te ne frega niente. Ok, metto qua che lo vedo. Fammi segno tu quando vuoi, eh? Ci mettiamo lì che c'ho il microfono qui davanti? Sì, ma io tanto ti intervisto con questo, ok? Grazie, ok. Tieni, da qua. Si chiama la figlia di Enrica? Della figlia Serena. Serena. Sì? Posso andare quando voglio? Ok. Ok, andiamo. Fai foto. Ti ringrazio. Io vado, eh? CN Live, scaccia pensieri, siamo in diretta dal Type Club di Centallo, quindi qui dalla nostra amica Enrica. Questa sera, orchestra di serata, l'orchestra di Paolo Bertoli. Ciao, buonasera a tutti. Un'orchestra famosa, molto conosciuta, che ha una storia decennale ormai, mi pare 30 anni. Sì, quest'anno sono 31 anni di attività. Accidenti, complimenti, fa piacere vedere queste bellissime orchestre, vedo che sono tanti i ragazzi questa sera, ci vuoi descrivere un po' intanto il nome dei ragazzi? Sì, abbiamo la batteria Max, poi abbiamo la chitarra voce Tommaso, abbiamo le tastiere, sì, 25 CD incisi con l'edizione Baguti e stiamo preparando, speriamo che non succeda niente, anche il nuovo che uscirà quest'estate. Fantastico, allora tutti sintonizzati per aspettare il nuovo lavoro dell'orchestra Paolo Bertoli. Facciamo anche due parole con questa bellissima ragazza. Ciao cara. Grazie per la ragazza, è già bello. Felice di essere qui, ti piace questo locale? È bellissimo, poi c'è un cane stupendo tra l'altro, non so se l'avete visto, è meraviglioso, locale bellissimo, poi lo vedo già bello pieno, quindi siamo belli carichi. Sono tutti carichi con tanta voglia di ballare qui al Type Club di Centallo. Allora, noi rimaniamo in diretta streaming, vi faremo vedere un po' di buona musica, sentire e vedere un po' di bella musica. E rimanete sintonizzati con noi, CN Live Scaccia Pensieri. Grazie. Okay. Grazie maestro. Rimani ma con me. Okay. Spieghiamo cosa facciamo. Però spengo la musica. Sì, grazie. Ciao cara, buonasera. Buonasera, Mario Piccioni, piacere. Ecco, abbiamo portato anche noi anche qui. No, facciamo in diretta. Ah, okay. Solo perché volevo che l'intervista la sentisse la sala e c'era il doppio microfono, va bene, okay. Uguale. Loro hanno detto che non diciamo si spieghiamo solo quello che facciamo perché sennò se non ci prende per matto. Quando vuoi. Sì. Buonasera, naturalmente lo facciamo un applauso intanto a questa meravigliosa orchestra del maestro che è qua vicino a me. Io mi chiamo Mario Piccioni, magari tanti di voi qualcuno mi conosce perché a livello televisivo, a livello anche radiofonico, ho lavorato anche in tante sale da ballo, devo dire che ritorno qui al Cresi dopo tanti anni, all'ex Cresi Ball, pensate, no? Mi fa veramente piacere. Oggi sono il direttore di questa TV web, si chiama CN Live TV, e noi siamo ospiti della mia amica Enrica, di Serena, al Type questa sera, per fare per riprendere delle immagini, per realizzare magari anche qualche intervista con voi, se vi fa piacere, per parlare proprio di questo locale che ci fa piacere, ha ripreso un po' quella che era la propria storia, insomma devo dire che è un locale che ha fatto storia qua in provincia e non solo. E permettetemi di fare un applauso a tutti quelli come me e come loro che lavorano nel mondo dello spettacolo e che hanno sofferto tantissimo naturalmente in questo lungo
lungo periodo difficile. Oggi mi fa veramente piacere vedere una sala piena di gente e vedere un'orchestra che lavora e vedere anche tutto il nostro settore che si sta riprendendo. Dunque Daniela, che è la nostra conduttrice di questa puntata che si chiama Scaccia Pensieri Live, sarà lei a condurre questo appuntamento, e naturalmente grazie ancora a Enrica, grazie a Serena che ci hanno ospitato in questa prima puntata. Buon divertimento, e so che vi divertirete perché l'orchestra, il maestro naturalmente Paolo, un'orchestra che vi farà divertire in questa serata, ne siamo convinti. Buon divertimento a tutti, e noi verremo a magari a catturare qualche vostra qualche dichiarazione, qualche vostro pensiero su questo locale. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Ci accompagnerà
Thank you.
Acceso? Sì, ok. Eccoci qua. Siamo qui col signor Piero che è venuto questa sera a ballare al Type Club. Tu vieni sempre qui? Sì, vengo sempre la domenica perché mi piace sentire l'orchestra. Alla domenica c'è sempre, domenica sera c'è sempre delle belle orchestre. Quindi io vengo specialmente per sentire le fisarmoniche. Ah, ti piacciono le fisarmoniche, ma tu balli? Io non ballo, sento solo più. Ballavo una volta, ma adesso gli anni sono passati e oramai non ballo più. E quindi vieni ad ascoltare? Beh, ma va benissimo anche quello, eh? Si può anche fare. Benissimo, siamo sempre qui al Type Club con questa bellissima orchestra di Paolo Bertoli. Abbiamo anche come ospiti la Proloco Villa di Verzuolo che ci fa compagnia. E quindi rimanete sintonizzati con noi, ci sentiamo più tardi. Ciao, 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 ciao. Thank you.
Intanto dici il tuo nome? Antonella. E da dove arrivi? Arrivo da Lagnasco, un paesino. Vieni sovente qui al Type Club da Enrica? Tutte le domeniche e anche i sabati spesso. Allora sei molto affezionata. È una bellissima pista, una bella sala ed è un posto accogliente, noi ci divertiamo un sacco. È vero, è proprio così, perché qui da Enrica si sentono tutti a casa. Dimmi un po', siccome anch'io sono un orchestrale, qual è il tipo di ballo che ti piace di più? La cumbia, mi piacciono tutti, in particolare la cumbia. Bravissima, allora dopo quando suoneranno le cumbie voglio vederti in pista. D'accordo, ci siamo. Fantastico, rimanete sintonizzati, mi raccomando, ciao.
Bene, siete belli in forma, bravi ballerini. Facciamo un bellissimo balzetto e dedichiamo ai nostri ballerini. Sentite la soffocina. Thank you.
scritta dal nostro Paolo Bertoli insieme a Tommy. Thank you.
stato troppo nudo, con un bagno con il sale, ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare, e mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare, ma se la vuoi fa poter tradirti non vuole per restare. Sí.
Eccoci qua per CN Live Scaccia Pensieri. Questa sera siamo in questo meraviglioso locale, il Type Club di Centallo, con la nostra meravigliosa proprietaria Enrica. Ciao Enrica, benvenuta. Ciao, buona serata, grazie Mario, grazie mille. Siamo molto felici di essere qui. Ho fatto qualche intervista e sai che cosa mi hanno detto? Che vengono volentieri al Type Club perché qui da Enrica si sentono a casa. Beh, effettivamente noi cerchiamo di dare sempre il meglio ai nostri clienti, ma soprattutto di farle trovare un ambiente sano e confortevole. Cerchiamo di trattarli tutti al meglio, di accontentarli per quanto possiamo e di dare sempre dei buoni prodotti. Ma infatti le orchestre sono sempre il top. Avete anche il venerdì sera il latino americano? Il venerdì sì, e siamo molto contenti perché vediamo un'affluenza anche di tanti giovani, cose che prima non c'era, per cui vuol dire che la sala piace. Venerdì abbiamo deciso di dare un prodotto omaggio per invogliare proprio la gente a ballare anche nei periodi così difficili, quindi abbiamo fatto proprio l'investimento di dire venite a ballare, divertitevi e non pensate più a nulla. Fantastico, diciamo che in questo periodo di ripartenza è veramente importante avere una realtà come la vostra, che direi nel territorio è una delle più belle. Io direi anche molto glamour il tuo locale. Sì, beh, effettivamente è un po' come era una volta, riportato un po' con l'aria giovane e un po' con i vecchi tempi. Cerchiamo di rimodernarlo senza rimodernarlo troppo, in maniera che chi si ricorda del famoso Crazy Boy possa comunque mantenere il suo ricordo vivo sempre perché ha fatto la storia. Ora speriamo che sia il Type Club a far la storia. Secondo me lo farà sicuramente. Allora, devo dire una cosa perché insomma ci tengo a salutare e a ringraziare Enrica per averci ospitato in questo locale, ma soprattutto ci tenevo a dire che Enrica non ha mollato, ecco, bisogna dirlo, perché insomma ha aperto questo locale in un momento difficilissimo che tutto il paese ha attraversato, però ha tenuto duro perché io la conosco, è una donna forte e dunque ce l'ha fatta perché ha riportato poi tutta questa gente, un po' dobbiamo dire anche, ecco, il divertimento, perché tu crei divertimento alle persone, lo ha riportato insomma qui in provincia di Cuneo in un locale che, come hai detto, ha fatto la storia, e credo questo ti vada detto e ti fa onore. Sì, abbiamo combattuto tanto nel periodo di lockdown per riuscire a sopravvivere nel vero senso della parola, però abbiamo stretto i denti e ringrazio soprattutto il mio pubblico perché è sempre presente, mi ha seguito e talvolta mi ha anche sostenuto. Quindi grazie a tutti i nostri clienti e continueremo a lottare, a tenere duro, perché il divertimento non dovrà mai, mai mancare. Ecco, tu hai anche una bellissima figlia che ti affianca, che naturalmente è il futuro, è una persona che insomma ti dà una grande mano per quella che è la tua attività. E mia figlia è quella che mi crea gli stimoli più importanti per non mollare, tant'è che quest'estate lavoreremo sull'estivo, faremo il venerdì latinoamericano e liscio, domenica latinoamericano e liscio e il sabato sera lo dedicheremo solo più ai giovani, perché anche i giovani hanno così piacere di divertirsi, ma soprattutto di stare in un locale bello, all'aperto, per il quale in provincia di Cuneo non ce ne sono più moltissimi, quindi abbiamo deciso di fare anche questo. Io credo che di più non potevo fare, ce la sto mettendo tutta. Tu sei una bravissima imprenditrice, lo sottolineiamo. Grazie Enrica, naturalmente, e viva il Type, viva Scaccia Pensieri, e viva questo locale, e naturalmente noi vi invitiamo a venire qua. Poi lo ricordiamo, noi siamo stati anche, abbiamo fatto questa pericena, abbiamo mangiato benissimo, dunque c'è anche la possibilità di fare una pericena e di fermarsi un po' tutta la sera, mangiare qualcosina e divertirsi con le grandi orchestre del Type. Sì, la domenica ci sono sempre le grandi orchestre, il sabato orchestre un po' più di liscio, ma sempre con dei bei nomi, e avete la possibilità il venerdì e la domenica di fare questi apericena all'interno del locale, che io chiamo quasi cena perché con gli apericena siamo così abituati a due stuzzichini, in realtà diamo molto di più di un apericena, e speriamo magari anche quest'estate sull'estivo, stando fuori, di avere la possibilità di potervi servire ancora meglio. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie mille. E allora io direi fantastico, venite al Type Club perché ci sono proposte a 360 gradi, tutto per il divertimento, mi raccomando. Grazie a voi.
richieste, abbiamo avuto una bellissima richiesta del nostro brano, uno dei giochi, dei nostri ultimi brani, Bianche Montagne, Sintati. È uno degli ultimi brani che parla un po' di inverno, però. Scritto da Paolo, che è andato a cena. Paolo va sempre a cena con tutti, quindi quella sera è andato a cena con Posti Furigoni e ha detto: cosa facciamo? Bianche Montagne, giustamente. Però speriamo che adesso basta questa neve, eh? Un po' mi viene che adesso basta, perché abbiamo voglia di costumi, di pareo, vero Andy? Ho preparato il costumino, ce l'hai nel furgone, due. Non ti chiedo dettagli, lo facciamo dopo. Allora andiamo avanti con la kizomba, dopo facciamo il nostro bel sirtaki, e andiamo avanti con la kizomba d'amore. Pestiamo, vediamo dopo. Qualche problemino tecnico, ma ci siamo, lo risolviamo subito in un istante. Intanto vi abbiamo fatto prendere un po' di fiato. Con il corazón,